E ora andiamo a Jesolo, in provincia di Venezia, dove si rinnova la tradizione del presepe di sabbia. Centinaia di persone si sono messe in fila per ammirare le sculture a grandezza naturale. Allora vediamole con Maura Bertanzon. Il bimbo è lì, nella mangiatoia, come nella più classica delle rappresentazioni. Lo sguardo dolce di Maria e Giuseppe a vegliare su di lui. È materia fugace la sabbia, eppure è capace di emozioni profonde. Le mani sapienti di 10 artisti da tutto il mondo a modellarla qui, a Jesolo. Inaugurato il presepe di sabbia, prova generale per Piazza San Pietro, perché l'anno prossimo si va in Vaticano, annuncia il sindaco Valerio Zoggia. Sarà 25 metri per 8 e per 5 di profondità, quindi proprio in Piazza San Pietro. Un posto visibile a tutti, quindi è una promozione internazionale per la nostra città. Va e anche tu fa lo stesso, il tema di questo Natale. 10 scene per riflettere sull'amore per il prossimo. 1.200.000 i visitatori in questi 16 anni. Molto bello, molto bello. L'ultima volta c'era solo un tondo e c'erano molte meno sculture. A Jesolo la prima volta, ma veramente bravi. Fuori l'attesa con una lunga coda sotto la pioggia, ma ne vale la pena.